punto la parola alla dottoressa Diamanti che ci illustrerà la nutrizione parenterale domiciliare pediatrica in Italia. A che punto è? Cortesemente anche la dottoressa Spagnolo. Sì, infatti. Questa versione del 2012, di parlare in realtà di una parte legale ed amministrativa che secondo me poi alla fine interessa anche molto le famiglie da un punto di vista di conoscenza e di comprensione di quelli che sono i diritti poi delle famiglie in nutrizione artificiale e di quello che le ASL e la legge insomma in qualche maniera deve garantire a questo. Quindi abbiamo pensato con Sergio all'inizio dell'anno e con il resto del comitato tecnico scientifico di inserire questa parte in realtà più meno tecnica ma insomma di natura più amministrativa, quindi io farò questa prima parte, poi seguirà la dottoressa Spagnolo, io farò le conclusioni. Mi dispiace che magari questa parte che io tratterò, visto che ci sono molte famiglie che vengono anche dall'estero, forse non è perfettamente poi applicabile a tutte quante le situazioni locali, però io credo che una comprensione anche di quello che è la nostra realtà può servire a queste famiglie anche per confrontare e per avere un polso delle loro situazioni. Poi magari sarà importante nella giornata di domani confrontare quella che è la nostra realtà italiana da un punto di vista amministrativo rispetto alle altre realtà, anche per avere poi magari delle indicazioni anche diverse per migliorare quella che è la nostra situazione. Dunque, io e la dottoressa Spagnolo coordiniamo la sezione di nutrizione della Società Italiana di Gastroenterologia. Il 9 dicembre dell'anno scorso abbiamo incontrato il Filo per la Vita nel nostro ospedale ed abbiamo fatto un progetto comune di rivisitazione di quella che è la casistica italiana di nutrizione artificiale a domicilio. Dunque, secondo me il primo punto da sottolineare è che la nutrizione artificiale domiciliare è un diritto che è sancito dal Ministero della Sanità italiano, nel senso che il nostro Ministero della Salute stabilisce che i soggetti che hanno bisogno di nutrizione artificiale lo devono poter fare a domicilio perché questo garantisce la loro sopravvivenza, diciamo tra le righe è chiaramente scritto che comunque migliora anche i costi di gestione perché chiaramente la degenza ospedaliera è più costosa rispetto al domicilio e migliora la qualità di vita dei pazienti in quanto chiaramente dà la possibilità ai pazienti di rientrare nel loro ambiente sociale e familiare e quindi migliorando in maniera sostanziale quella che è la loro qualità di vita. Quindi partiamo da questo presupposto. In Italia è sancito il diritto ad effettuare la nutrizione artificiale a domicilio. In realtà, come spesso diciamo, in realtà tra il dire e il fare purtroppo c'è molto di mezzo. Che cosa c'è di mezzo? Ci sono le normative. In realtà le normative sulla nutrizione artificiale a domicilio in Italia sono estese, sono molto diverse a seconda delle varie regioni. Esistono alcune regioni in cui è presente una legge regionale molto ben precisa. Altre regioni, qui siamo in Umbria, e io vengo dal Lazio, la dottoressa Spagnolo dalla Campania, per queste tre regioni come vedete c'è una delibera regionale, tuttavia il 25% del territorio nazionale non ha nessuno strumento normativo, questo complica moltissimo la gestione di questi pazienti e fa sì che dovunque poi noi mandiamo a domicilio ci siano delle leggi e delle interpretazioni differenti. E quindi quali sono gli argomenti che affronteremo oggi? Affronteremo quelli che sono i requisiti minimi richiesti ad una unità operativa di nutrizione artificiale a domicilio, quindi quello che fa generalmente l'unità operativa di nutrizione artificiale a domicilio, le funzioni, il governo clinico del paziente, che significa valutare chi a domicilio ha la responsabilità poi di seguire e che tipo di responsabilità ci sono per il paziente domiciliare, quelle che sono le prerogative specifiche della nutrizione artificiale pediatrica. Ed infine, visto che qui ci troviamo in un ambiente in cui la maggior parte dei pazienti in nutrizione a domicilio sono pazienti che sono affetti da insufficienza intestinale, vedremo quello che dovrebbe essere il modello organizzativo delle unità operative che gestiscono una nutrizione artificiale a domicilio con pazienti in insufficienza intestinale. Dunque, i requisiti minimi richiesti ad una unità operativa NAD. Ogni azienda sanitaria locale dovrebbe avere una unità operativa di nutrizione artificiale che deve essere identificata con un centro di costo ben specifico. Questa unità operativa di nutrizione artificiale deve avere un medico responsabile che sia particolarmente
come dire, adatto e che sia particolarmente esperto di problematiche nutrizionali, e accanto a questo, come ha ben detto il dottor Morabito precedentemente, deve esserci un team multidisciplinare che affianca il medico responsabile del team. Team multidisciplinare che deve essere formato da dietisti, infermieri dedicati e farmacisti consulenti, ma questo, diciamo, tanto per parlare della forma basic dell'unità operativa di nutrizione artificiale, vedremo che nelle forme poi, in quelle unità operative in cui si vengono seguiti anche i pazienti di insufficienza intestinale, il numero di figure si complica molto e quindi in genere il team prevede la presenza di molte altre figure rispetto a queste. E che cosa quindi sostanzialmente tutte queste figure nel loro insieme cosa devono garantire? Devono garantire un avvio della nutrizione artificiale a domicilio, il monitoraggio, e devono garantire una fornitura corretta dei prodotti e dei presidi che sono necessari per la realizzazione della nutrizione artificiale a domicilio. Le unità operative, sappiamo, possono essere sostanzialmente di due tipi. Noi possiamo avere unità operative di nutrizione artificiale territoriali ed ospedaliere. Sostanzialmente la differenza è che nelle unità operative che operano quindi sul territorio deve esserci un contatto istituzionalizzato e ben specificato con un ospedale di referenza in cui chiaramente i pazienti devono poter afferire nel caso che ci siano delle complicanze legate al trattamento che stanno seguendo. L'unità operativa ospedaliera chiaramente gestisce, come l'unità operativa territoriale gestisce chiaramente i pazienti, ma chiaramente sia la territoriale sia l'ospedaliera deve creare dei rapporti molto stretti con altre figure che possono essere il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o alcuni servizi territoriali. Noi per esempio nel Lazio abbiamo questa figura che è un po' intermedia tra il pediatra o il medico di medicina generale e l'unità operativa, che è rappresentata dalle CIPNAD, che sono dei servizi territoriali che in qualche maniera mediano un pochino le esigenze quanto l'unità operativa di nutrizione artificiale delega rispetto al pediatra. Quali sono le funzioni di un'unità operativa NAD? Chiaramente l'indicazione e la scelta della via di accesso per la nutrizione artificiale, tutti gli aspetti gestionali che riguardano l'avvio della NAD, l'organizzazione delle attrezzature e dei vari presidi che sono necessari per la NAD, e l'unità operativa NAD è responsabile formalmente anche delle sostituzioni poi dei vari presidi. Un punto che è molto importante, che dopo anni con la dottoressa Cammarara di lavoro su questi pazienti emerge, è la possibilità che ci siano una reperibilità telefonica, quindi dei contatti telefonici che in qualche maniera siano standardizzati poi con i singoli centri. Allora, che cosa ci dicono? Queste, premetto, sono le linee guida del Ministero della Sanità. Io qui non sono andata a mettere appositamente le varie delibere regionali, perché siccome veniamo da tutta Italia e da fuori Italia, allora il documento che mi sembrava più adatto poi per essere commentato era proprio il documento che sono delle linee guida del Ministero della Salute, quindi sono delle indicazioni generali che il Ministero della Sanità ci dà, che poi localmente vengono applicate magari in modo diverso. Però per una lettura generale del problema sicuramente le linee guida del Ministero della Sanità sono utilissime. Allora, che cosa ci dice il Ministero della Sanità? Che le unità operative che seguono soltanto pazienti in NED dovrebbero dare una reperibilità telefonica per almeno 8 ore al giorno, per almeno 5 giorni su 7. Le unità operative che seguono pazienti in nutrizione parenterale non insufficienze intestinali, 7 giorni su 7, 8 ore al giorno. E infine, le unità operative che hanno nel loro contesto, includono pazienti che sono in insufficienza intestinale, dovrebbero dare una reperibilità telefonica 24 ore su 24. Quindi queste sono un pochino quelle che sono le indicazioni generali. Il governo clinico del paziente in NAD, chi ha la responsabilità del paziente in NAD? Sostanzialmente l'unità operativa locale ha la responsabilità, l'unità operativa territoriale o ospedaliera chiaramente può autonomamente avviare un programma di nutrizione artificiale o farsi carico di programmi che sono stati richiesti da altre unità operative o da altri medici. È chiaro che l'unità operativa in questo modo sarà responsabile di tutto quanto quello che accade sul territorio, in stretta però collaborazione sia con i centri di riferimento invianti e sia con il territorio, quindi medico, pediatra di libera scelta e servizi territoriali, sia essi NAD, sia essi centri di assistenza domiciliare e quant'altro. E sì, questo ve l'ho già detto, nella nostra regione in realtà il trade union tra l'unità operativa NAD del territorio sono le CIP NAD, che in qualche maniera cooperano sia con le unità operative
e sia con i medici di medicina generale cooperano nella gestione di questi pazienti. È chiaro che tutto questo è importante sapere e far funzionare bene questa rete, perché ricordiamoci che stiamo parlando e stiamo trattando di pazienti di estrema delicatezza, esposti a tante complicanze, e quindi è chiaro che la collaborazione tra tutte queste figure è un elemento cruciale per ottenere una gestione ottimale di questi pazienti, quindi è importante insistere su questi aspetti. E dunque la NAD pediatrica. La NAD pediatrica, in realtà, sempre la linea guida del Ministero della Sanità del 2006, che cosa diceva? Il Ministero della Salute dal 2006 auspicava la creazione di centri regionali per la nutrizione artificiale pediatrica in ogni regione, che dovevano essere chiaramente in contatto con i servizi territoriali, i pediatri di libera scelta e così via. Ora però sappiamo che questo, che purtroppo questo non è stato realizzato. Noi abbiamo soltanto centri riconosciuti, unità operative di nutrizione artificiale pediatriche, esquisitamente pediatriche. Noi ce l'abbiamo solo in 6 regioni d'Italia, come potete vedere, partendo dal nord-est, quindi c'è nel Friuli, c'è in Piemonte, c'è Liguria, c'è in Toscana, Lazio e Campania, quindi soltanto 6 regioni italiane in realtà hanno messo su dei centri prevalentemente dei centri solo pediatrici di gestione della nutrizione artificiale. E questo crea non crea problemi, perché in genere c'è sempre una grossa collaborazione sul territorio con le unità operative. C'è qui la dottoressa Ortolani, con cui ci si confronta quotidianamente su alcuni pazienti, quindi c'è sempre una grossa collaborazione. Devo dire che nella nostra esperienza, credo anche Imma lo possa confermare, quando noi inviamo a domicilio bambini, in genere c'è sempre una grossa collaborazione ed una grossa partecipazione da parte delle strutture locali. Cioè è difficile che, in qualche modo, non avendo le competenze poi specifiche, non ci sia una collaborazione che è necessaria. In ogni caso, partendo un po' da questa necessità, da questa carenza di strutture prevalentemente pediatriche in Italia, e soprattutto anche proprio per l'input che ci veniva dato dall'associazione dei genitori l'anno scorso, come vi accennavo, in realtà noi abbiamo avviato da quest'anno, quindi dal luglio del 2012 più o meno, un'indagine conoscitiva relativa alla prevalenza, quindi all'epidemiologia della nutrizione artificiale in Italia, sia essa enterale che parenterale. Questo perché, sostanzialmente? Perché noi pensiamo che, contando i pazienti e facendo pesare la forza dei numeri, insieme speriamo alla forza delle associazioni dei genitori, si possa in qualche maniera colmare questo gap tra quelle che sono le unità operative dell'adulto e quelle che sono le pediatriche. Noi vorremmo cercare di avere un numero sempre maggiore di unità operative strettamente pediatriche che operano sul territorio. E dunque questi sono i numeri, sono un po' grossolani, perché in realtà è un'indagine che abbiamo fatto proprio nell'ultimo mese, quindi non sono distribuiti per regione, sono distribuiti per centro di afferenza, e forse non è nemmeno adesso, questi dati non sono nemmeno definitivi, perché sono in fase di revisione. Sicuramente il numero di pazienti sono sicuramente più di questi che vedete. Per esempio, dalla Sicilia mi hanno mandato adesso, proprio in questi ultimi giorni, altri 22 pazienti da Messina, quindi insomma arriviamo a un grosso numero di pazienti, questi per quanto riguarda la nutrizione enterale. Noi potremmo dire: ma sono grossi questi numeri o no? Sono molto grossi, perché questa era un'indagine che era stata fatta nel 2005 da Pironi, in cui voi vedete quello che era il numero di pazienti che risultavano allora in nutrizione enterale, ed erano, da qui non leggo, 353 e contro 5.000 mi pare che è dei pazienti adulti. Quindi, come potete vedere, in realtà ci sono, dal 2005 ad oggi, in realtà noi abbiamo avuto addirittura, si sono triplicati i numeri di enterale rispetto al 2005. È anche vero che questa casistica è stata fatta in ambito di medici che si occupano più degli adulti che non della parte pediatrica, quindi probabilmente non hanno il polso della situazione bene come noi pediatri. Quindi, siccome adesso ci stiamo contando tra noi pediatri, è probabile che il numero sia più significativo, forse perché era stato sottostimato nel 2005. Sta di fatto che però il numero dell'adulto è vero che è 5.004, e quindi rispetto a quel numero noi avremmo non quel numero, ma ben di più. Noi saremo un quinto dei pazienti adulti, avremo come numero, come prevalenza. Quindi questo è estremamente importante, poi da far pesare in ambito poi locale, per poter dire, per poter in qualche maniera far pesare l'importanza e il peso del paziente pediatrico rispetto all'adulto.
Questa è la nutrizione parenterale a domicilio. Io qui mi scuso, anche qui non, i numeri non sono, probabilmente non sono tutti, perché qui in aula prima ho parlato con alcuni medici che in realtà seguono, credo, dei pazienti che qui non sono compresi, cioè non ho tutti i centri italiani ancora che fanno nutrizione parenterale a domicilio. Ma tanto questo è un registro che è in itinere, è aperto, non abbiamo chiuso nulla, quindi fino all'anno prossimo c'è tutto il tempo per arruolare i pazienti, quindi insomma poi magari vi lascio le mail e vediamo di allargare i numeri. Al momento attuale la stima dei pazienti in nutrizione parenterale a domicilio su tutto il territorio nazionale ne avremmo circa 133. E rispetto alla statistica a cui vi accennavo prima, in realtà anche in questo caso rispetto al 2005 il numero è più che raddoppiato rispetto a quanto visto nella casistica precedente. Ora, accennavo che in questo tipo di ambito è molto importante comprendere come deve essere organizzata l'unità operativa di nutrizione artificiale, che ha in sé pazienti che sono affetti da insufficienza intestinale, perché un pochino le cose si complicano e soprattutto si deve per forza complicare il numero di figure che ruotano intorno a questa tipologia di pazienti. Parto semplicemente per dirvi della complessità che anche la legge e la legislazione riconosce a questo aspetto. Come potete vedere già il Ministero della Salute, ma questo tipo di indicazione per esempio è riportata nella delibera regionale della Regione Lazio proprio tale e quale, quindi non è solo un discorso formale di linea guida, ma nella Regione Lazio noi abbiamo questo tipo di obbligo e quindi i pazienti, i centri di nutrizione artificiale che seguono pazienti con insufficienza intestinale dovrebbero garantire una reperibilità telefonica 24 ore su 24, quindi questo è uno dei primi aspetti. Il team, qui a questo punto il team, io mi rifaccio a quelle che sono le linee guida del 2005 che citava prima la dottoressa Gambarara, che un pochino sono la nostra indicazione generale su come dobbiamo muoverci in quest'ambito e che giustamente, come diceva la dottoressa Gambarara prima, rende il nostro lavoro molto similare se esso espletato in Italia, in Francia, in Inghilterra. Queste sono le linee guida a proposito della parte di home parenteral nutrition, quindi di nutrizione parenterale a domicilio. E che cosa ci dicono le linee guida? Deve esserci un centro, il centro che segue il paziente in insufficienza intestinale deve avere un team leader con documentata esperienza clinica in nutrizione artificiale, quello è il primo punto. Intorno al team leader devono ruotare varie figure, altri medici, farmacisti, infermieri, dietiste, assistenti sociali e psicologi, queste sono le varie figure. E quali sono gli obblighi di questo centro? La prescrizione della home parenteral nutrition. Come al solito anche qui le linee guida ribadiscono che in questo caso è necessaria la possibilità di contattare 24 ore su 24 il centro e poi chiaramente il centro deve stabilire delle strette collegamenti con gli ospedali periferici e con i pediatri. Queste sono tutte le attribuzioni del servizio di nutrizione artificiale domiciliare che segue pazienti con insufficienza intestinale. Ora, e dicevamo prima la cosa, negli ultimi tempi, come ha sottolineato il dottor Morabito, negli ultimi tempi si è evidenziata la necessità di affiancare a questa serie di figure mediche, di affiancare la figura del chirurgo. Il chirurgo che sulla base di quelle che sono la propria singola expertise e in associazione con quello che è il team nutrizionale, deve in qualche maniera, dovrà stabilire in associazione con il team nutrizionale il timing e le indicazioni a quello che è l'intervento di chirurgia adattativa. Sappiamo che alcuni pazienti in nutrizione parenterale artificiale di lungo termine possono necessitare di un trapianto di intestino, quindi allora i centri che seguono pazienti con queste caratteristiche, quindi con nutrizione e nutrizione parenterale a domicilio, dovrebbero avere anche l'expertise in trapianti di intestino, perché questo migliora, è stato visto ed è stato ribadito in più documenti, che questo migliora la qualità dell'assistenza in nutrizione parenterale a domicilio e sicuramente dà un timing eventualmente della candidatura di quel paziente al trapianto di intestino. Allora, io prima di fare le conclusioni lascerei la parola alla dottoressa Spagnolo che ci parlerà di alcune realtà che secondo me sono molto interessanti che noi sentiamo. Veramente